Ciao a tutti e benvenuti, bentornati in un mio nuovo video. Oggi in questo video ho deciso di prepararmi insieme a voi per registrarne un altro. Comincerei da qui. Ho acquistato qualche tempo fa questa crema contorno occhi della Garnier che va ad illuminare. E con l'uso costante dovrebbe un po' mitigare le occhiaie. Io devo dire che non sono stata molto molto costante, quindi non posso dirvi se questo prodotto ha funzionato o meno. Però posso dirvi che ha un trucco questa crema nel momento in cui la applicate. E lo andiamo a fare assieme adesso. Quindi si presenta di questo colore, quindi aranciatina, ed è proprio questo il trucco di questa crema, cioè va a lavorare un po' come se fosse un correttore e nello stesso tempo va ad idratare la parte. Questo è l'effetto che dà, quindi va a coprire leggermente le occhiaie nel momento in cui la applicate. E va anche ad idratare. Non vado a mettere creme particolari perché non devo uscire, quindi è un get ready with me perché mi preparo, ma non per uscire né per andare di là a lavare i piatti. L'altra cosa che ho comprato, che ho acquistato tempo fa, comunque ho fatto un video con un haul, è stato questo. Siero della Garnier, e anche qui non sono stata molto costante, quindi non so dire se la mia pelle ha avuto dei benefici. Sicuramente la idrata, sicuramente per la tipologia di pelle che ho io, quindi mista grassa, tendenzialmente grassa, non la unge ulteriormente, si asciuga. L'unica cosa che diciamo non ho capito bene è che nel momento in cui, per adesso ha fatto molto caldo, quindi nel momento in cui si va ad asciugare, quando poi magari si suda un po', si sente anche a distanza di tempo questa sostanza appiccicosa. Mi voglio illudere che sia lì perché stia continuando nel tempo a rilasciare gli attivi, a fare il suo lavoro, non lo so. Comunque, questa è la skincare molto rapida che vado a fare come base per questo trucco. Anche perché dico, qui ancora fa caldo, io moltissime cose in viso non le sopporto, anche perché se sono creme un po' più nutrienti, un po' più corpose, mi si sciolgono in faccia dopo l'applicazione, quindi evito. Preferisco un siero che si asciuga così subito. Adesso vado a lavare la spugnetta. Non metterò fondotinta, quindi quella del fondotinta non la vado a lavare, no. Solo quella del correttore. E torno subito. Eccomi qui, spugnetta lavata, pulita, immacolata. E nel frattempo il siero che avevo applicato il contorno occhi si sono asciugati e adesso vado a mettere il primer. Il primer lo metto perché sennò mi lucido subito. Il primer che utilizzo non è una novità, è sempre questo. Per il mio tipo di pelle va benissimo, soprattutto per adesso che fa caldo. Ah, a proposito, visto che ci siamo, vi dico che ho comprato questo prodotto perché ero veramente curiosa di provarlo. Praticamente è un gel che fissa le ciglia e le sopracciglia. Ho provato ad applicarlo l'altro giorno perché non avevo voglia di truccarmi, solamente sulle ciglia così. Avevo messo dove uscire, avevo messo un po' di correttore e volevo dare una pettinata alle ciglia proprio per vedere come si comportava. Allora, è come per un trucco molto naturale, come non avere niente. Le pettina le ciglia, dà un po' di forma. Se avete delle ciglia però che non sono problematiche, tipo io ho le ciglia di quest'occhio che stanno dritte e
lì non ha fatto molto, ma nelle ciglia dell'occhio destro invece ho visto che c'era una parvenza di qualcosa. Sicuramente ha dato un tocco in più nel rendere visibili le mie ciglia. Sulle sopracciglia neanche col pensiero l'ho utilizzato perché le mie vanno, stanno con due soli prodotti, anche se io ne preferisco uno, che è quello di Essence. Perché mi sto preparando insieme a voi per registrare un altro video? Perché ci sono tantissime novità, tantissime, tantissime novità. Ho fatto shopping sul sito di Cosmetic for Less. Adesso sul sito di Cosmetic for Less le spese di spedizione verso l'Italia sono di 12,90 euro, 12 euro e qualcosa. E se vuoi avere la spedizione gratuita devi arrivare a 109 euro e qualcosa. Impensabile proprio. Fino a quando ho fatto l'ordine io. Se non mi sbaglio, ho controllato qualche giorno dopo ed erano salite ancora di più. Quindi ho deciso di aspettare l'evento più importante per me dell'anno e di prendere tutto insieme in modo da raggiungere la cifra. Quindi sto parlando dei calendari dell'avvento e per arrivare, veramente l'ho superata, ma perché mi servivano delle cose che costavano veramente pochissimo sul sito di Cosmetic for Less. Si trovano sia su Douglas che su Pink Panda, ma lì erano, costavano veramente pochissimo e una volta fatto l'ordine, spese di spedizione ormai erano gratuite, le ho prese lì. Un piccolo dolorino, una cosa non è arrivata perché poi via email ho saputo che era finita, non c'era più un prodotto che sarebbe poi alla fine la sostituta di questa. Cioè da provare, io ho preso tre colorazioni per capire qual è questa. Due c'erano, una non è arrivata. Però ho visto che sul sito di Douglas, quella che mancava dal sito di Cosmetic for Less c'è, quindi la prossima spesa vedrò di prenderla lì. Si è asciugato? Si è asciugato. Fatto questo, io andrei a mettere il correttore. No, allora ho deciso di utilizzare il gel per fissare le sopracciglia di NYX. Questo. Quando non metto la matita, perché altrimenti è un delirio. Devo mettere la matita prima, poi lo passo, dopo aver messo la matita metto il gel e questa matita si trascina sul viso in qualunque parte io vado con lo scovolino, quindi quello lo utilizzerò solo quando io non metterò la matita. Io sto uscendo di fretta, no? Allora metto questo nelle ciglia, trasparente, e questo nelle sopracciglia. Per invece andare a fare le mie sopracciglia nel modo adeguato, utilizzerò quello che per me resterà per sempre l'unico prodotto sopracciglia finché non ne troverò. C'è quello di Mesauro che dicono che è con la cura, ma poi si può scrivere sopra. No, perché pure questo qui di NYX è con la cura, è buonissimo, cioè le mettete lì restano, ma io poi non ci posso scrivere sopra. E mettere la matita prima, diciamo, sono io incapace, quindi prendo quello che io adoro, il mio preferito. Bentornato tra noi, unico e solo, forever nel mio cuore, per sempre nelle mie sopracciglia. Allora, vado a pettinare. Quindi vi dicevo, tanti acquisti, tante novità. Mi sto preparando con voi sostanzialmente per andare a registrare il primo video del primo calendario dell'avvento. L'ho già scelto, l'ho già deciso quale aprirò per primo. A parte il profumo che fa, cioè a parte il profumo che fa di fragolina, lampone, frutti rossi, di bosco. Fragolina. Ciao. Va bene, adesso li ad asciugare, nel frattempo mettiamo quindi primer di Catrice idratante che io utilizzo nel contorno occhi. Qui fa molto caldo.
Ho acceso il condizionatore, quindi scusate se sentite il fruscio di sottofondo. Si è asciugato tutto qui nel frattempo, quindi possiamo procedere per mettere un po' di colore qui e nascondere tutto questo. Arancio, color corrector aranciato, mischiato con il correttore di Fogalu, e per illuminare, vediamo se lo trovo, eccolo qui, ancora sto utilizzando questo che mi sta piacendo. Oggi ho fatto l'esperimento di registrare il video di pomeriggio. Io preferisco farlo di mattina perché c'è una luce migliore, però eventualmente accenderò le luci. Vediamo un'illuminatina. E fissiamo tutto con la ciprietta. Al momento sto utilizzando questa di Catrice. Ok, io non metterò fondotinta perché fa molto caldo ancora qui, quindi cipria, opacizziamo tutto. È sempre quella di Fogart la matita. Allora io staccherei adesso il condizionatore perché mi si asciugano le lentine e poi voi mi vedete fare questo. Vado a dare un'altra fissatina con la cipria, ecco fatto così, togliamo un po' di lucido di colla. Questo che è un po' più preciso, ecco fatto. Contour blush e passiamo al primo video. Contour blush e mascara. Tagliamo tutto il naso qua, togliamo, dovrò ora sistemiamo tutto. Il contour che utilizzo è questo di Essence, la colorazione se non ricordo male è 10, non sono sicura, quindi lo leggero, io vedo fare il pack. Miracolo, andiamo un po' a sfumare qua questi bambini. Andiamo qua nel centro del mondo. Dov'è? Viaggio al centro della terra, era quel film. Viaggio al centro del mio naso, ma dov'è? Per scaldare utilizziamo io e gli altri 28 questo colore qui, utilizziamo
sempre lui. Revolution. Pitch, please. Vado a mettere. Per amalgamare. Dove lì? Come così si vede? Vediamo un po'. Se no, mi illumino di mezzo. E il mascara, purtroppo ho finito il mascara di Kiko, quello che mi faceva le ciglia panoramiche. E avevo aperto da provare questo qui di W7. Va bene, Atomic. Ma lo scovolino è questo, quindi va bene, ma per le ciglia inferiori, perché sennò queste me le appiccica tutte. Direi che per adesso andrò con Essence I Love Extreme. Questo è il piccolo scovolino, minuscolo proprio. Su questo all'inizio ho avuto un rapporto di amore e odio. Poi mi sono innamorata di questo mascara di Catrice. Lo ricomprerei di nuovo, perché le pettine le rende scurissime. Certo, se non fate tutte le passate che sto facendo io, le separa. Questo è asciutto, lo utilizzo solamente lo scovolino per pettinare. Poi vado a togliere tutti i disegnini che ho fatto. Fidati, abbi fiducia in te, lo troverai. Ecco. Qua diventa più complicato questo occhio. Io lo riscaldo sempre il piegaciglio, come un foam che dà la piega ai capelli, caldo, poi lo lasciate freddo. In teoria. E qua vado con Essence, con quello che resta di Essence. Perché questo occhio è molto asciutto ormai, questo mascara, questo qui. Ma questo occhio è molto problematico, quindi lasciamolo un po' così e poi vado a mettere Catrice. E non diamo più passatine. Facciamo asciugare. Andiamo a mettere un po' di punto luce, andiamo a mettere un po' di, forse così è più indicato, un po' di colore, perché sennò ho le labbra smorticine. Quindi per questo video è tutto, adesso ci vediamo dopo, vado a prendere il calendario. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, tanto è gratis. Noi ci vediamo fra poco, proprio pochissimo, al prossimo video. Ciao!